Bentornati fratelli di Tuberanza in un nuovo episodio sull'Hero Colosseum. E come avrete capito dal titolo, oggi nuovo team. Purtroppo non sono contentissimo di questo nuovo team, perché l'ho fatto principalmente offensivo. E vi faccio una domanda: cosa succede quando vi esponete troppo in attacco? Esatto, subite troppo in difesa. Diciamo che l'obiettivo principale di questo deck che ho voluto realizzare è quello di concludere nel più breve tempo possibile, ma purtroppo spesso non riesce. Questo perché, ragazzi, non ho le miniature a livello 99 e portarle tutte al 99 non è affatto facile. Ci sto provando, ma non è facile, ripeto. Comunque sia, non preoccupatevi, perché in cantiere ho già il terzo deck e questa volta è quello definitivo. Però prima devo fare un altro capsule opening, perché ho bisogno di Bardak UR e sempre quella benedettissima Vados UR che non vuole uscirmi, ma prima o poi deve uscirmi. Dove vuole andare? Questa è la stanza, aspettiamo il primo avversario. Omer Loco 210494, livello 36 con 3444 punti. Diciamo che questo avversario è molto abbordabile ed ecco il nuovo team. Abbiamo Ciampa che aumenta del 30% i danni inflitti, più tutti gli altri che menano come fabbri di prima mattina proprio, raga, pazzesco. Krauser contro Tuber. Voglio vedere il tuo team, Omer Loco. Bellissimo tutto d'oro! Sì, ce li ho anche io quei vestiti, ma sono troppo trash. Ma tutti con le mani avanti, raga, perché... Vediamo. No! Junior no, che due palle. Questo mo gioca Junior e Wiz insieme. Junior e Wiz insieme, ragazzi, sono veramente il fastidio dei fastidi. Allora, mettiamo lui. Wiz lo metterà sicuramente, quindi... qui. E qui. Sapete che volendo qui io potrei non mettere Ciampa? No, invece Ciampa lo metto, sì. Perché mi aumenta del 30% i danni. Il suo deck, ragazzi, più o meno so su cosa voleva basarlo. Allora, c'è una strategia che circola ed è praticamente la più utilizzata e voglio realizzarla. Ed è quella di mettere Junior e un personaggio dietro a Junior. Che in questo caso non c'è stato. Boh, vabbè, comunque vi stavo dicendo, Junior, un personaggio dietro a Junior e cercare di attaccare per secondi, così che ci sono delle abilità che vi potenziano a dei livelli inimmaginabili. Quindi nel prossimo deck vedrete una cosa del genere. Chiaramente ho tratto ispirazione dai deck più utilizzati, è chiaro. Anche perché me li sono trovati contro 15.789 volte. E dopo un po' mi sono un po' rotto le scatole e ho detto, cavolo, mo lo faccio pure io. Questa è una sfida proprio all'ultimo tocco di velocità. Ma attacco prima io. Dunque, se tutto va bene, Wiz va a terra. E se il gioco mi vuole bene, anche Freezer. Solo che se Wiz e Freezer vanno a terra, si arrabbia il suo Gohan. Se si arrabbia il suo Gohan, sono cavoli amari. Dai, uccidilo. Sì, bonus! Vabbè, dai, pazienza, non importa. Kaboom! Vedete perché ho incentrato tutto sull'attacco? Cioè, faccio roba di 5-6.000 danni. Ogni personaggio, è chiaro. Boom! Aspetta, Gohan non può arrabbiarsi, perché non è su una casella di posizionamento. Quindi niente abilità per lui. Ottimo, 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 ottimo. Dai, fai il bonus. È normale, raga, gli ho buttato a terra due miniature, il bonus è classico proprio. Tanto Ciampa resiste, perché è una bomba. Ok. Perfetto, perfetto. Allora,
Adesso lui Junior lo schiera per forza. Quindi schierando Junior per forza, io avrei bisogno appunto di una miniatura da mettere dietro, che magari attivi anche l'abilità. Ma purtroppo l'abilità non l'attiva. Ci vado a mettere lui qua dietro, perché questo con 6000 d'attacco è sprecato. Che livello ce l'ha? Livello 1? Ma che problemi mi sto facendo? Andiamo ragazzi. No, non avevo visto che livello fosse. Dai, livello 60 e questo all'1. Ma dai, su, per favore. Guarda, raga, mi schiero in questo modo perché adesso faccio tanti di quei danni che, vabbè, Junior sta lì. Mi interessa ben poco. Quello però si potenzia. Sono stato stupido. Ho messo tutte abilità, ragazzi, che potenziano l'attacco, ma in questo turno sono stato uno stupido enorme. Perché Junior potenzia la difesa. Poi sono anche molto veloci le mie miniature, cioè veloci e forti. Una combo che pensavo funzionasse, invece contro avversari più temibili non va tanto. Soprattutto con quella strategia di Junior che gioca per secondo. In quel caso è atroce. A parte che se mi uccide Ciampa si arrabbia Gohan. 6008. Cioè, crollerebbe qualsiasi miniatura sotto di lui, eh. Vabbè, questo è protetto. Posso fare niente. Capita. Capita di sbagliare. Boom, boom. Ciampa, tu da solo riesci a buttarlo giù? Sì. Beh, ha voglia. Questo però mo ci ammazza. Vero? Se non mi toglie 2000 me ne vado. Almeno questo. Si arrabbia il mio Gohan però. E ora sono cavoli amari. Rimane una miniatura. Meno 3%. Così neanche carica l'indicatore. Stabilità è troppo utile. Raga, guardate che attacco. 7.240. 6.380. 6.630. Cioè, una... pazzesco. Salutiamo. Ciao. Sotto a sti colpi morirebbe chiunque. Perché comunque sono tutti effetti che si attivano e riattivano e riattivano su se stessi. Quindi è sempre un migliorare. Si è parato da quello peggio. Perché questo mi potenzia del 3 per l'attacco o l'1 per? 2%, 2%. Attenzione! Perché quella... quell'abilità è tosta, eh? Guarda un po' che lo fa forse attaccare per primo. Eh sì. Meno 10%, vabbè, non importa. Sarà abbastanza? Eh sì, dai. Veget me lo uccide. No, quell'abilità di quando rimane una sola miniatura è micidiale. Mo si arrabbia di nuovo Gohan, però. E ora chi lo para questo? Chi lo para? Questo farà almeno 10.000 danni da solo. Vediamo, eh. Occhio. No, 7.000. Si è tenuto. Ma adesso c'è il principe. Big Bang. Attack. 7.300. Tutto sommato un danno tranquillo. Wow, che bel match. Vedete, per esempio, in questo caso il mio deck ha funzionato alla grande. Purtroppo, ragazzi, non funziona sempre così bene questo deck, perché dipende tutto dall'avversario che avete di fronte. Poi è chiaro, e ve lo ripeto, se avete un avversario con la strategia di Junior, mi dispiace, ma questo attacco non gli fa assolutamente nulla. Poi, ragazzi, se questo avversario avesse avuto le miniature al 99, allora... lì era un altro discorso. Ma comunque, una nuova stanza è stata aperta. Aspettiamo il prossimo avversario.
Ce l'abbiamo fatta? Ah, un livello 88. Vabbè, onesto, con 17.710 punti. Battaglia. Adesso ragazzi, io contro di questo ci gioco, ma per il semplice fatto che voglio scoprire 1. Quale team utilizza e 2. Se utilizza quello che dico io, vi mostro come si perde. Tanto regà, a me di vincere o di perdere interessa ben poco, ma la vera importanza è l'esperienza e magari prendere spunto dai vari team. È quello il succo del gioco. Bene, vediamo un po'. No. Non utilizza il team che dico io. Questo è un team totalmente nuovo alla mia vista. Però voglio dargli un'occhiata, ragazzi, perché devo capire come si comporta. Va bene. Allora, ridiamo un'occhiata. Li può piazzare lì. Allora, facciamo così. Qui. No. Qui. Sì. Come immaginavo. Veget, ragazzi, io lo metto principalmente perché voglio proteggermi, o meglio, perché voglio aumentare la mia velocità. Stavo pensando a Junior che deve proteggersi. Il discorso però è che Bills ignora la difesa. Ignorando la difesa, Bills potrebbe farmi molti danni. Però Bills ignora la difesa, quello dietro no. Hai abilità per il secondo pure tu? No. Più 10% dei danni subiti. Meno 10, va bene. Quindi niente, sa nulla, regà. Io faccio più 10, lui mi toglie il meno 10. A posto. Forza, ragazzi. Facciamo fuori questo Goku Super Saiyan God. Se ci riesci da solo, Gohan, non lo so, ti faccio una statua. Vabbè, bonus. Bravo. Cattivo ti voglio, cattivo. Non ce l'avrebbe mai potuta fare da solo, ragazzi. Siamo sinceri, mo. Né Superman. Però intanto gliel'abbiamo tolto Goku God, perché mo attacca Veget. Boom! 5.000. Mi piace. Voto 10. Puff. Avete visto quanti punti vita in più ha di noi? Ma vabbè, gliene ho tolti un pochettino adesso, ma... Occhio a Bills. Ah no! Non mi ignora la difesa. 7.000? Ragazzi, sono appena stato rapinato da un Bills. E ora? Io non mi posso scoprire. Da nessuna parte, poi. Allora, può metterlo lì. Questo lo può spostare lì. Quindi lui, centrale, non può mettere più nessuno. Però in realtà potrebbe. Potrebbe benissimo. E allora? Proviamo così. Questo è un rischio che non dovevo correre. Non dovevo correre questo rischio, maledizione. Questa me la sono giocata un po' male. Avrei dovuto lasciare Junior. Decisamente. Penso di aver perso, ma questa partita, ragazzi, se la perdo è solo per colpa mia. Perché ho sbagliato. Grande. Almeno attacco per primo. Più 10%, meno 10 e danni inflitti. Vabbè. Andate, ragazzi, andate. 6.000. Gohan, ce la puoi fare, amico mio, ce la puoi fare. Impegnati, fratello, impegnati. Bonus. Sì. Sì, Gohan. Sì, Gohan. Bravo, Gohan. Bravo. Bravissimo. Bravissimo.
Ok. Questo non ce la fa. Questo non ce la può fare. Bonus anche tu. Sì! 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 Ragazzi, il sistema mi sta aiutando adesso. Mamma mia. Mamma mia. Merito anche di Ciampa che mi dà il più 30%. Cioè, è mostruoso e utilissimo. Bonus anche tu. Vabbè, dai. Pazienza. Se dovesse morire Veget, si arrabbia Gohan. Vabbè, si arrabbia Gohan, ok. Non importa. Non male. Non male, ragazzi. Poteva andare decisamente peggio. Poteva essere un disastro, ma non lo è stato. Si può schierare sia di qua che di là. Ma lui centrale potrebbe metterlo. Potrebbe metterlo. A questo punto, ragazzi, io mi sento di ritirare lui. Questo ha 3000 di vita. Lo posso sbombare tranquillamente. Facciamo così. Me la sento. Oh mio Dio, no. Oh mio Dio, non ci credo, raga. Questo adesso ha le abilità per il solo. Tipo per 3 la velocità, per 3 tutto, per 3... Cioè, ecco. 2 per l'attacco, 3 per la velocità. Ce lo sapevo come la morte, guarda. Ce lo sapevo. Vuole uccidermi Junior. Comprensibile. Dammi un bel 300 e a lui non gli dare niente. Gli ha dato l'800%, gli ha dato. Va bene. Va bene, sapete perché? Ora Veget uccide forse il mio Junior. Gohan si arrabbia di nuovo. 13.000. Gohan arrabbiati. Gohan arrabbiati. E adesso go. Ragazzi, allora, non voglio sentire a uccidete questo maestro. Uccidetelo. Gohan bonus. Bravo Gohan. Oggi sei tu l'anima della mia partita. Sei tu. Sei tu. Signori, qui ce la portiamo a casa. Ce la portiamo a casa. Ce la portiamo a casa. Si vola a Berlino, Beppe. Mamma mia, ragazzi, questo team oggi si è comportato da Dio. Da Dio. Tutti gli attacchi che volevo fare... Mi sta finendo la macchinetta. Tutti gli attacchi che volevo fare sono andati a segno. Mi viene da piangere. 800 punti? Non lo so, ragazzi, a me viene da piangere perché... No, a parte i scherzi, ragazzi, cioè, quando una vostra creazione vedete che funziona, è strafiga come cosa. Comunque, lasciamo stare la creazione di una nuova stanza perché per oggi è veramente tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate del mio team. Noi ci vediamo sempre e solo qui su Tuberanza. Ciao!